Benvenuti al santuario di San Patrizio. Questo complesso monumentale, legato al culto del santo patrono irlandese, da secoli meta di devoti che qui hanno sempre cercato la pace spirituale, continua tuttora ad essere riferimento per la fede di molti. Se Dio parla al cuore dell'uomo attraverso la bellezza del creato, non di meno crediamo che la bellezza di un luogo come questo possa dire molto di lui. Qui architettura, arte e natura sono unite in un unico sguardo. È l'augurio che il bello si faccia strada in voi, aiutandovi a scoprire il Dio della vita. Roccia, verde, mura, prospettive e colori sono gli ingredienti di quest'opera unica. Il pellegrinaggio e la visita a San Patrizio, primo apostolo e pastore dell'Irlanda cristiana, possono regalarvi l'incontro con il Signore, l'unico pastore buono e bello. V'è qualcosa nella plurisecolare storia di questo luogo che affascina e ha affascinato l'uomo di ogni epoca. Un valore o, per meglio dire, un insieme di valori non facilmente definibili e classificabili, ma ben percepibili da colui che si reca a visitarlo. Tali valori storici e artistici, racchiusi nell'involucro architettonico che costituisce il complesso del santuario, dalla loro eminente posizione a picco sulla valle, paiono attrarre l'uomo in un percorso ascensionale fisico e spirituale. L'architettura rappresenta forse il più immediato ed evidente tra gli elementi che rendono riconoscibile il santuario anche da lontano. Il sacello costituisce il nucleo centrale, intorno al quale l'intero complesso si è accresciuto nei secoli, assumendo le forme attuali con l'aggiunta, nel 4-500, del primo portico che collegava il sacello con la prima torre campanaria, e sul fine del secolo XVI e nei primi anni del successivo, della chiesa grande e dei locali adiacenti. Rifacimenti e ampliamenti continuarono per tutto il XVII secolo, con la formazione del portico perimetrale e la sopraelevazione del campanile. Nel 1715 il santuario poteva dirsi compiuto come noi oggi lo ammiriamo. Varcata la soglia del poderoso arco d'ingresso, sulla sinistra si apre la cappella di San Lucio. Al santo protettore dei pastori e dei casari venne dedicato questo spazio contestualmente ai lavori tardo cinquecenteschi di edificazione della chiesa grande, ricavandolo sotto il presbiterio della stessa. L'ambiente ospita i numerosi ed antichi ex voto del santuario, testimonianza della grande fede delle passate generazioni. Grazie a queste opere di arte popolare è possibile scorgere autentiche testimonianze di vita quotidiana del passato. Al centro, un plastico illustra il complesso monumentale nella sua poderosa struttura. Al cuore del santuario si perviene percorrendo un'ariosa rampa che dal sagrato immette al vasto porticato del piano superiore. I voluminosi spazi che incorniciano vedute mozzafiato stupiscono per l'ardita struttura che ha consentito di ricavare una superficie così vasta sopra uno sperone roccioso. L'oratorio tardo trecentesco o sacello si individua immediatamente. Perfettamente inglobato nella struttura, ma ancora percepibile nella sua essenziale architettura originaria. Questo piccolo oratorio risulta perfettamente orientato rispetto all'asse est-ovest e si risolve sulla parete orientale con la piccola abside semicircolare. L'apparato decorativo ad affresco che le pareti di questo luogo riportano risale al primo Cinquecento e racconta la vita di San Patrizio per mano del pittore bergamasco Jacopino De Scipioni. Una bella natività nella nicchia dell'abside e la sottostante crocifissione sul frontale dell'altare in pietra
sono sovrastati dalla grande immagine del giudizio finale. In origine l'oratorio aveva una semplice copertura lignea a capanna ed era completamente affrescato, sia all'interno che all'esterno. Tornando all'aperto, lo sguardo abbraccia le magnifiche vedute delle vallate circostanti. Si scorge la media valle seriana con la bella prepositurale di Santa Maria Assunta a Vertova e il borgo medievale, oltre il Serio. Ecco la Val Gandino con la monumentale basilica che fa bella mostra di sé in cima alla valle. Poi l'altopiano di Casnigo, sopra il quale svetta il caratteristico campanile del Santuario della Santissima Trinità, che con il Santuario di San Patrizio costituisce un'ideale porta di accesso all'Alta Valle. Si intravedono le montagne che fanno da corona alla lussureggiante vegetazione, che il placido scorrere del fiume Serio favorisce nel fondo valle. Proprio sotto il santuario, ben visibile, è l'abitato di Colzate, con la parrocchiale di San Maurizio. Continuando la visita, entriamo nella Chiesa Grande, o Santuario Maggiore. Essa è costituita da una navata unica, alla quale si accede dal porticato attraverso un portale ad arco a tutto sesto in pietra. La navata, scandita da paraste che sorreggono le membrature perimetrali, ha una volta a botte con lunette ed è illuminata da quattro oculi rivolti a oriente. La grande unitarietà stilistica dello spazio è favorita dal bell'apparato pittorico che racconta la vita di San Patrizio accanto alle rappresentazioni dei Santi Apostoli. Sul presbiterio, racchiusa in una cornice recante il Ponte di San Carlo, simbolo della comunità vertovese, antica custode del santuario, ecco la bella pala di Francesco Capella, datata 1762. Qui San Patrizio, in abiti episcopali, è affiancato dal vescovo di Bergamo, San Gregorio Barbarigo, San Mauro e da un angelo. Una nicchia ospita la bella statua del patrono del santuario, attribuita alla bottega dei Caniana. La chiesa fu ben presto arricchita con gli ambienti circostanti. La seicentesca stanza del Romito, antico custode del santuario, la sacrestia, a sua volta affrescata, e la sala dei sindaci o dei reggenti, dove il sapiente scalpello di Giacomo Morzenti di Bonomo realizzò nel Settecento una splendida armadiatura in noce. Poco sotto il santuario sorge l'edicola con la fonte di San Patrizio, recante la data 1628. L'immagine del santo è raffigurata in un bassorilievo in arenaria e ad essa fa riferimento una delle tradizioni più antiche legate al santo, quella di bagnarsi gli occhi con l'acqua benedetta che sgorga perennemente dalla fontana. Questo gesto, compiuto dai pellegrini che salivano al santuario, prevedeva anche di toccare con l'acqua gli occhi della sua immagine, col fine di richiederne la protezione per la vista. Al culto di San Patrizio è legata anche la distribuzione di piccoli pani benedetti, detti michini. Una struttura circolare in pietra, posta poco distante dalla fonte, sarebbe un antico forno proprio per la cottura di questi pani, che in occasione della festa liturgica di San Patrizio, il 17 marzo di ogni anno, vengono distribuiti ai fedeli. Li potrete trovare facilmente vicino alla statua di San Patrizio. Gli stampi per l'impressione dell'immagine del santo sul pane sono conservati presso il Museo Parrocchiale di Vertova. Ricordiamo che è stato recentemente strutturato anche un interessante percorso pedonale di circa 2 ore e mezza, che mette in comunicazione il santuario con i sottostanti abitati di Colzate,
e Vertova, alla scoperta dei tesori artistici ed architettonici che questi paesi conservano. Su una mappa che è a disposizione dei visitatori nella Cappella di San Lucio o nel Museo Parrocchiale di Vertova, potrete seguire i 150 trifogli metallici che accompagnano il percorso. Per i più piccoli diverrà un gioco seguire le tracce di San Patrizio, mentre gli adulti potranno conoscere leggende, curiosità e racconti popolari che sono nati attorno a questo splendido santuario tramite i numerosi pannelli illustrativi posti lungo il percorso. Il trifoglio è simbolo di San Patrizio. Con essa, infatti, il santo era solito spiegare alle popolazioni irlandesi il significato della Santissima Trinità. Il santuario è dotato anche di un punto di ristoro invernale, ubicato nell'antica sala della Confraternita dell'Angelo Custode, e di un punto di ristoro estivo, sito invece sul sagrato sottostante. Ampie sale ricavate al piano superiore possono essere messe a disposizione di gruppi di pellegrini. Non resta che augurarvi una buona visita.